tutti, benvenuti a un nuovo video che sarà un video esperimento culinario e anche un po' mukbang, no, un po' anche mukbang, perché poi il nostro esperimento lo mangeremo. E io oggi voglio fare, ma credo che sia un esperimento semplice, però visto che io non sono così brava, diciamo esteticamente in cucina, potrebbe anche venire un disastro. Per prima cosa tengo a far vedere il piattino che ho scelto, che è in tema con quello che andremo a fare, perché io oggi voglio fare i crostini unicorno che vedo sempre sulle foto di Instagram e mi attirano tantissimo. E quindi io ho già qui pronti i miei superfood, quindi la spirulina blu e il frutto del drago, questo rosa. Poi ho il cocco in scaglie e poi ho comprato anche dei confettini colorati che secondo me ci stanno bene. E poi oggi proveremo insieme anche un nuovo tè di Fitvia, che cioè in realtà già ho provato. E quindi niente, iniziamo. Io ho qui il mio fantastico yogurt, Isigyo, e io ho questo tutto bianco perché è quello greco al miele. E secondo me è uno dei più buoni, perché è denso, ma soprattutto è dolce al punto giusto e io lo adoro, lo stra adoro. Quindi andremo a fare praticamente due colori, molto semplicemente, il blu e il rosa, e poi li mischieremo. Mi sembra anche abbastanza semplice il discorso, però ve l'ho detto, non cantiamo troppa vittoria. Quindi prendiamo proprio una puntina di blu, anche una puntina, un pezzetto, e mescoliamo. Io adoro i superfood, mi piacciono tantissimo, proprio perché creano subito un effetto fantastico anche per i piatti più semplici, no? Perché tanto, cioè, si sa, il colore crea allegria, crea gioia. Io ho questo che è tutto a pezzettini, non mi si scioglierà mai. Proviamo a vedere se mi si scioglie. Mannaggia, io ho sempre avuto qualche problema in cucina. Io sono proprio veramente, lasciamo perdere. Allora, di cosa voglio parlare in questo mukbang? Perché io quando faccio i miei mukbang voglio sempre parlare di qualcosa. Volevo parlare dei corrieri, che sembra ci prendano in giro. Poi volevo parlare un po' di X Factor, non so se lo seguite, ma insomma penso di sì perché è seguitissimo. E vi volevo dire un po' cosa penso di questo nuovo X-Factor. Non fateci caso se non mi ricordo i nomi dei concorrenti, ma è proprio un limite che io ho. Io non riesco a memorizzare i nomi, è difficilissimo. Cioè, tipo io, anche se leggo un libro, la storia la seguo. Riesco comunque a seguire la storia, ma anche un film, però arrivo alla fine che se vi devo dire come magari, che ne so, si chiama un personaggio o cosa, io non me lo ricordo, non riesco proprio a memorizzarlo, è un mio limite, così come anche i numeri non riesco assolutamente a memorizzarli. Intanto il nostro rosa piano piano sta comparendo e poi... Ah, e poi volevo parlare un po' anche di tutti questi drammi che stanno succedendo su YouTube, perché adesso tutti che fanno video, ah, questo è il mio ultimo video, qua e là, insomma, tutti che fanno le vittime. Quindi proviamo a fare i nostri fantastici crostini. Ah, secondo me la cosa semplice da fare è mettere un pochino di colore qui, un pochino di colore qui, per esempio qua, qua, tutti uguali praticamente.
insomma, volevo parlare di queste cosine qua. Poi adesso però sono concentratissima a fare il mio esperimento, che è complicato, insomma, molto complicato. No, veramente, comunque, io vedo queste foto che sembrano fantastiche, sembrano stupende. Vediamo. Insomma. Vabbè, dai, però, via. No, non è proprio, proprio male, ma... Poi mo ci andremo a mettere il cocco, ci andremo a mettere i confettini. Insomma, qualcosa ci metteremo. Adesso facciamo tipo, creiamo tipo una base, poi ve li faccio vedere ovviamente perché il mio capolavoro deve essere, insomma, ammirato. Allora mettiamo un pochino di blu, poi ovviamente quello che avanza lo mangio, insomma, non è che butto niente, perché io lo yogurt lo mangio praticamente tutti i giorni, è una cosa proprio che mi piace tantissimo. Che genio, ho messo il rosa sopra il blu, quindi praticamente niente, non verrà fuori nulla. Proviamo a vedere. Sa, 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 sa. Io mi diverto troppo a fare questi pastrocchi, queste cose. Comunque a me di unicorno non c'è proprio niente sui miei crostini. Comunque andiamo avanti. Allora io direi di mettere così, giusto per fare un po' di scena, mettiamo un pochino di scaglie, mi è caduta una goccetta. Buono. Allora mettiamo un po' di scaglie, cioè tipo facciamole un po' artistici, ne mettiamo tipo un po' da parte così, tipo la Via Lattea, pensa un po' te. Questo lo mettiamo tipo così in mezzo. Niente, mi diverto proprio a fare queste cose, non c'è niente da fare. Questo lo mettiamo qui sopra. Poi ovviamente io gli faccio anche le foto a queste cose, perché giustamente sono anche orgogliosa. E poi mettiamo qualche confettino che ho comprato proprio proprio adesso. Infatti sono ancora sigillati e io ovviamente non l'ho aperti prima del video, no, perché fare queste cose, vabbè. Oh, bene, mettiamo qualche confettino. Comunque i confettini colorati danno veramente quel tocco in più. Posto. Io direi che per fare la foto ne mettiamo qualcuno anche qui, che ci sta carino, e voilà! Che spettacolo! Io mi diverto proprio, mi diverto proprio. Ok, i miei crostini sono pronti e adesso vi beccate la foto anche voi. Adesso mangio. Allora, intanto si sta facendo anche il tè. Allora, intanto vi parlo di questo tè. Questo, rispetto a quello ai marshmallow, mi è piaciuto veramente molto molto di più. Allora, a parte che comunque, aperta parentesi, non capisco perché si chiamino tè quando dentro il tè non c'è, sono infusi. Comunque, questo al cocco mi attirava tantissimo, perché io non ho mai bevuto, io pensavo fosse un tè, comunque un tè al cocco, e quindi mi attirava, anche se non avevo grandi speranze. Invece ha un buonissimo profumo non chimico, molto naturale, di cocco alle scaglie, ed è molto molto di cocco, sì, proprio, sa proprio di cocco anche il sapore, ed è strano perché insomma queste cosine magari si profumano. Poi però, come quello al marshmallow, lo bevi e insomma non è che proprio sia eccezionale. Questo è buono anche di sapore, e quindi questo lo promuovo.
assaggiamo i nostri crostini. Allora, parliamo del corriere. Sto aspettando i vestiti di Tellyway, quelli che abbiamo ordinato da Bendata nell'ultimo video, ultimo, comunque penultimo video, che troverete alla fine di questo. E ieri mi è arrivato il messaggio che il pacco era in consegna. Non si è visto nessuno. Oggi mi è di nuovo arrivato il messaggio del pacco in consegna, ma sono quasi le 2 e non si è visto ancora nessuno. Diciamo che oggi ancora non è scaduto il tempo, può sempre arrivare, però non capisco perché mandare un messaggio se poi il pacco non arriva. E non vedo l'ora poi che arriva, perché sono curiosa di provare le cose che ho preso. E poi alla fine ce ne ho aggiunta anche un'altra, ma vi dirò tutto nel video. Poi X Factor. Allora, quest'anno fino ai live mi piaceva, mi piaceva molto Asia Argento, perché era molto pungente, molto tagliente nelle sue critiche, sembrava anche competente e insomma è una tipa tosta. Mi piace molto anche comunque Lodo, che l'ha sostituita, e a me non dà fastidio sinceramente che parla tanto. Cioè, la prima volta che l'ho visto non lo conoscevo, mi è sembrato sì strano, perché appunto parla molto, molto logorroico, però è un parlare molto da competente e mi piace, insomma, mi piace come parla. E quello sì, mi piace, però io trovo in generale X Factor quest'anno molto moscio. Ma anche Fedez quest'anno ne vedo sempre lì così, con l'aria un po' dimessa, al suo posto, fa qualche battutina un po' cattiva, ma non troppo spesso. Boh, lo trovo veramente moscio. Gli altri anni mi piaceva di più. I concorrenti non mi sanno di un granché. Allora, mi piacciono molto quel gruppo che poi adesso, cioè, lo sapevo come si chiamavano prima del video e adesso non me lo ricordo. Comunque, quelli tre che sono persiani, insomma, comunque quelli che vengono dall'Oriente, che sì, mi piacciono molto e mi sono sempre piaciuti dalla prima volta che li ho ascoltati. Mentre in genere gli altri gruppi che erano in gara non mi facevano troppo impazzire. Mentre per quanto riguarda i cantanti, allora mi piace molto quella ragazza sarda, Luna, forse perché fa un genere comunque che mi piace, e comunque considerando che ha 16 anni è brava anche con l'inglese, insomma è brava. Mentre non mi piacciono quelle due ragazze che cantano con una voce potente, quella un po' di colore e quell'altra che viene da Napoli, credo. Quelle sinceramente non mi piacciono, perché trovo che siano solo brave, però che non ti lasciano comunque qualcosa
Boh, a me non colpiscono, sinceramente. Sì, bravissime. Non c'è che dire. Però, come direbbero appunto i giudici, non mi emozionano per niente. Trovo bravissimo il ragazzo quello che rappa, di cui sapevo il nome ma ora mi sfugge. Quello sì, è bravo a scrivere, molto bravo. Però ecco, mi piace lui e quel gruppo. Per il resto, anche il ragazzo che è uscito giovedì scorso, quello Emanuele credo, che cantava con quel vocione, è anche lui aveva 16 anni. Sì, gli pericolo senti la prima volta ti colpisce, però poi sembra sempre la stessa cosa. I Boland, il gruppo si chiama i Boland, quelli mi piacciono, anche se sono un po' sempre uguali, no? Anche loro, però sono comunque un po' ipnotici, ti catturano. E poi c'è il tizio, quello che il giovedì scorso gli ho detto che praticamente non suona mai, che però mette dentro sempre qualche suono nuovo, perché comunque utilizza sempre qualche strumento strano, qualche cosa strana. Mi piacciono. Però a parte i Boland e Anastasio, il ragazzo quello che rappa, per il resto anche Jasmine, io lo trovo veramente anonimo. È bravo anche lui, ha la voce, però è anonimo. No. Ma comunque in generale trovo X Factor un po' noioso. No? Non vi sembra? Non lo so, un po'. Ora è vero che a me X Factor è sempre piaciuto, perché è comunque un programma veloce, che non è che stanno lì a perdere tempo, tipo a litigare, a urlare, quindi questo mi piace. Però quest'anno lo trovo veramente moscio, boh, non lo so. Ma anche gli ospiti, finora anche gli ospiti non sono stati un granché. Ho sentito che al live finale ci saranno i Muse, e quindi saranno belli, però sinceramente come ospiti anche è divertente leggere i commenti tipo su Instagram, no? L'altra volta quando ci sono stati quei due, quel ragazzo che cantava con i capelli rosa, dei commenti ho letto divertentissimi, perché sì, sono ospiti un po' strani, un po' comunque boh. Comunque i crostini erano buoni, non sono proprio unicorno, forse bisogna utilizzare colori più pastello, non lo so, ci riproverò senz'altro a rifarli, insomma. E poi i drammi di YouTube. Secondo me gli YouTuber hanno iniziato ad avere paura, perché adesso tutti annunciano praticamente che abbandoneranno YouTube, perché i loro video non vengono più segnalati, insomma non vengono più, non ci sono più le notifiche, che gli sono calate le visualizzazioni. Una cosa che mi fa ridere è quando dicono no, perché io YouTube per me appunto è un divertimento, no? Non lo vedo insomma come un dovere, dicono un lavoro che è un dovere, no?
lo faccio per passione. Però ecco, questo fatto che comunque praticamente non ci guadagno più come prima, alla fine il succo è questo, allora niente, non ha senso continuare una cosa del genere, mi fanno veramente ridere. Mi sembrano veramente delle frasi fatte. Che profumo. E è ovvio che ci guadagnano ed è un lavoro. Che se fosse come dicono loro che non gli interessa del guadagno, che lo fanno per passione, non farebbero video del genere. Magari si sono spaventati che forse può succedere che questa pacchia di YouTube finisce e che gli tocca andare a lavorare per davvero. Con degli orari precisi, sotto la direzione di qualcuno, fare magari anche qualcosa che non ti piace, un lavoro vero. Forse si sono spaventati per questo. Comunque, il mio pranzo è buonissimo. Eh sì, oggi pranzo così. In realtà avrei voluto fare la pizza e ho intenzione di farla perché voglio fare una pizza un po' diversa nell'impasto, però non ho avuto tempo perché stamattina ho avuto da fare, sono tornata a casa tardi e quindi ho pranzato così. Ah, una cosa che ho notato di questo coconut slim tea è che questo, no, secondo me non ha un grande effetto diuretico rispetto ad altri. Non lo so, non faccio pipì tanto spesso dopo aver bevuto questo, come invece mi succede con altri tè. Quindi magari questo è comodo da portare in giro, perché portare in giro qualcosa da bere che poi sai che devi correre in bagno a fare pipì. Spesso non è il massimo. E comunque, io ho finito. Vi ho detto tutto quello che vi volevo dire. Mi avete fatto compagnia per il mio pranzo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Io vi ricordo, se volete, di iscrivervi, di attivare anche la campanellina. Magari le mie notifiche vi arrivano e non sono come le notifiche degli altri grandi YouTuber che non arrivano, non lo so, vediamo e niente, al prossimo video. Ciao!